Buongiorno e bentornati a un nuovo appuntamento con Colazione a Fumetti. Oggi parliamo di un manga pubblicato da J-Pop e che per una volta affronta un tema un pochino diverso dal solito, quantomeno nel setting della storia. Sto parlando di Smile Down the Runway, fumetto di Kotoba Inoya che ci porta nell'allegro e spensierato e bizzarro mondo della moda. Un mondo che, come potete immaginare dal mio look sempre perfetto, io adoro e seguo strenuamente. No, non è vero, ma fa nulla. Quindi, parliamone un pochettino. Iniziamo proprio dal tema in sé. Contrariamente a quello che potreste aspettarvi, anche soltanto per la copertina, ma soprattutto per il tema di cui si parla, questo manga non è pensato per il target shoujo, quindi giovani ragazze, ma è banalmente uno shonen. Infatti è stato pubblicato da maggio 2017 fino a luglio 2021 sulle pagine di Weekly Shonen Magazine, settimanale, appunto target shonen, di Kodansha. È la prima storia serializzata del nostro Kotoba Inoya, che già sulla letta della sovracoperta ci dice di essere molto nervoso, proprio perché questa è la sua primissima opera. In ogni caso, diversamente dal solito, non è una cosa che ultimamente accade molto spesso, questa è un'opera recente, ma comunque conclusa, che però, se avete notato il tempo di pubblicazione, sì, è un'opera piuttosto lunga. Infatti sono usciti in totale ben 22 volumi, che sì, non saranno i 100 di One Piece, però sono comunque un investimento importante, sia dal punto di vista banalmente economico ma anche di tempo, anche se effettivamente grazie alla pubblicazione mensile in teoria dovremmo impiegarci poco meno di 2 anni a vederla tutta. In ogni caso va fatto notare che il manga è stato insignito del 44esimo Kodansha Manga Awards come miglior shonen. Quindi di cosa ci parla con precisione il manga? Dalle prime pagine scopriamo che la protagonista è Chiyuki Fujito, una ragazza molto molto carina e che all'età di 10 anni era convinta che sarebbe diventata un'importante top model. Era infatti già alta 1,58 m a 10 anni e davanti a lei si spalancavano innumerevoli possibilità. Il problema è che da dopo i 10 anni non è più cresciuta e quindi il manga si sposta al liceo e diciamo che le sue possibilità hanno iniziato ad assottigliarsi un bel po'. Nonostante questo, lei è ancora convinta di poter diventare una supermodella. Fin qui la trama era comunque carina e interessante, però c'era qualcosa che effettivamente tornava un po' poco, essendo il manga caratterizzato shonen. È difficile che la protagonista sia effettivamente solo una ragazza, e infatti alla fine del primo capitolo entra in scena il coprotagonista della vicenda, Ikuto Tsumura, un ragazzino di famiglia estremamente umile, senza troppe possibilità economiche, ma che ha una grande capacità come sarto, e che forse, grazie all'aiuto della nostra supermodella, potrà diventare uno stilista di livello internazionale. La storia quindi ci condurrà a braccetto con i due protagonisti all'interno del complesso mondo della moda, della follia dei personaggi che lo compongono e della difficoltà di realizzare i propri sogni. Ora, vi faccio dare un po' un'occhiata al fumetto direttamente, così guardiamo anche un po' l'edizione. Formato classico dei tankobon di J-Pop, il volume costa 6,50€, come abbiamo già detto, sovracoperta, come sempre. Sotto la sopra la copertina troviamo una cover abbastanza anonima, nel complesso è argentatina, anche un po' sbrilluccicante, ma non particolarmente. Contro l'altro una trama a triangolini che, vabbè. In realtà poi possiamo notare che la grafica è essenzialmente la stessa, ma senza le immagini. Presumo che questo sia l'autore nella sua rappresentazione grafica, bella, una sorta di cinghiale con una foglia sulla testa e un papillon e delle braccine, wow. In ogni caso, prime tavole a colori, come spesso accade, soprattutto nei manga J-Pop, che a questa cosa della qualità ci tengono abbastanza. Piacevole il tratto grafico, devo dire, soprattutto nelle tavole a colori. Comunque resta un manga ben disegnato, character design abbastanza standard, sfondi direi abbastanza trascurabili nel complesso, non è che ci si impegnano particolarmente così a prima vista. Ovviamente si impegnano un po' di più nella realizzazione dei capi di moda che vediamo. Ovviamente è abbastanza inevitabile che ci sia un minimo di studio nell'abbigliamento dei protagonisti, come tra l'altro si può notare tranquillamente. Dal punto di vista grafico direi che non ci sono altre cose specifiche da segnalare, non brilla certo in originalità, però ben più che funzionale, alla fine graficamente ci sta, e nel complesso riesce anche a consegnarci tavole ben fatte e anche con un minimo di perizia grafica. Diciamo che un disegnatore meno attento avrebbe messo la modella in centro, facendo di questa tavola una splash page unica, e invece qui c'è stato un po' di pensiero, capendo che sì, il protagonista non può essere messo sulla riga centrale. Quindi, tornando a noi e arrivando un po' alla ciccia,
È un bel manga? Sì, devo dire che l'ho trovato gradevole nella lettura. La trama mi ha trascinato, devo dire. Sicuramente non è il manga fondamentale per tutti. Se non siete particolarmente interessati al mondo della moda e neppure a quella che presumo finirà per diventare una sorta di commedia romantica anche, in realtà non lo so in questo primo numero, a ben vedere potrebbe accadere, come no. E sicuramente non è dove l'obiettivo viene puntato. Anche grazie al fatto di essere comunque pensata per un pubblico shonen, non è così automatico. Anche se non lo escluderei a priori. In ogni caso, una lettura, devo dire, piacevole. Ha incontrato il mio gusto, non ho ancora idea se andrò avanti a farla, perché 22 volumi sono un po' tanti. Magari il secondo volume lo prendo per vedere un po' come si mette in moto la vicenda. Però devo dire che dal mio punto di vista lo approvo. Se amate il mondo della moda, vi interessano comunque le storie di liceali che cercano la loro strada verso il futuro e verso i loro sogni, ci sta. Disegni piacevoli, testi che si fanno leggere. Sicuramente un manga approvato, meglio di tante tante altre cose che troviamo e che non ti prendono adeguatamente. Quindi positivo. Poi, come già detto, sicuramente non per tutti, non è certo il manga ideale se vi piacciono le scene di lotta, però è evidente. Fortunatamente lo shonen non è un genere ma un target, così facciamo felici anche tanti colleghi youtuber che su questa cosa ci fanno battaglie infinite. E beh, è piacevole vedere qualcosa di diverso dedicato al pubblico dei ragazzi, che spesso e volentieri tende a essere un po' monotematico. Quindi provatelo se vi interessa l'argomento. La qualità di J-pop è abbastanza standard come sempre. Sinceramente c'è ben poco che mi ha deluso e con questo direi che vi ho detto davvero tutto e quindi ciao! Come sempre vi ringrazio di aver seguito il video, se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per sapere quando esce il prossimo. Vi ricordo che ho aperto un gruppo Telegram in cui parliamo di fumetti, un canale con le notifiche, un canale con le offerte, poi ho una pagina su Instagram in cui pubblico le copertine di colazione a fumetti, un canale su Twitch dove faccio live tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 18 e la domenica alle 21, sfogliamo fumetti, guardiamo insieme le novità e poi io ricarico i video sul secondo canale, Cantina Pelata, trovate il link in descrizione. In ogni caso, noi ci vediamo al prossimo video. Pochino diverso dal solito, quantomeno nel set, che ci porta nell'allegro e spensierato e bizzarroso, io anche per la copertina con la ragazza, è la prima opera di Kotoya Inoba, è la prima che già sulla... In ogni caso, per una volta è un'opera che è già conclusa. In ogni caso, però, sono comunque 120 euro. Importante, tra l'altro non lo so quanto... Vediamo se riesco. In ogni caso, del 44esimo. Quindi, di cosa ci parla il manga? Quindi, i suoi sogni hanno iniziato un filino a incrinarsi. Nonostante questo. Ora, fin qui la trama era interessante. Ora, e che almeno potrà diventare un. Uno stilista di livello inter... Uno stilista formato abbastanza classico per il Tankobot. E presumo che questa sia la... Spesso accade. Soprattutto nei... No, quantomeno gli hanno adattati. E neppure a quella che... Presumo alla fine finì. E sicuramente non è dove... E sicuramente strada verso il futuro e verso... E verso i loro sogni. È piacevole vedere qualcosa di diverso dedicato comunque al pubblico dei giovani uomini. Dei ragazzi. E intanto arriva l'ambulanza. Ah, che bella l'ambulanza, vi mancava? A me no.